questa prima recensione riguardante gli episodi di Dragon Ball Super. Allora, in questa recensione andremo appunto a recensire l'episodio 99, uscito appunto domenica 16 luglio. E vi avverto che in questi video, da questo e nei successivi, ci saranno molteplici spoiler, quindi se non siete in pari con gli ultimi episodi della serie, vi consiglio di chiudere il video. Allora, innanzitutto ho deciso di dividere questi episodi in quattro parti: appunto la trama, le mie opinioni sull'episodio, le anticipazioni sull'episodio successivo e per finire il momento clou dell'episodio, che andrò a farvi vedere alla fine. Allora, vi avverto che, visto che ci siamo, non parliamo appunto di Dragon Ball Super da metà saga di Black, da quando non faccio più video, insomma, da lunedì, questo sabato vi porterò un riassunto, tutte le mie opinioni su tutto Dragon Ball Super, quindi aspettatevi il video di sabato reincentrato di nuovo su Dragon Ball Super, non su un altro. Allora, adesso cominciamo però innanzitutto a parlare della trama dell'episodio. Allora, innanzitutto, questo episodio si svolge subito dopo la distruzione dell'universo 9. Tutti i combattenti rimangono appunto scossi da ciò che è successo, e c'è una breve pausa prima del reinizio dei combattimenti. Allora, dopo questa pausa si riprendono appunto i combattimenti e si vede Vegeta che si mette a combattere contro Botamo e Maghetta. Innanzitutto Vegeta si voleva prima appunto focalizzare su Hit, ma Hit poi se n'è andato e ha lasciato il lavoro appunto a Botamo e Maghetta. Dopo questa breve parte, la puntata è per lo più incentrata su Krillin e C18. Infatti in questa puntata butteranno fuori dal ring ben due o tre combattenti, se non erro, e saranno molto utili anche per l'universo. Allora, dopo le varie peripezie che hanno affrontato questi due all'interno dei combattimenti, Krillin viene sbattuto fuori dal ring da parte di Frost, che ha approfittato dell'abbassamento di guardia del nemico per poter buttare via appunto il nemico dal ring. Poi Beerus ha avuto una reazione che io non mi aspettavo per nulla, mi aspettavo una reazione decisamente peggiore da parte di Beerus, cosa che non è successa. E l'episodio si conclude con Goku che sorride, ancora non sappiamo perché, sapremo sicuramente nel prossimo episodio. Allora, adesso parliamo delle mie opinioni sull'episodio. Allora, l'episodio è gestito molto bene a livello grafico, non ho notato particolari errori, magari qualche errore di disegno in lontananza, ma niente di particolarmente grave. Quindi l'episodio registicamente è fatto bene, nessun problema a livello di disegni, non ho mai visto nulla di strano, quindi almeno per questo punto di vista l'episodio è abbastanza fatto bene. Adesso parliamo di ciò che ho pensato dell'episodio. Allora, l'episodio ha avuto qualche gag simpatica, specialmente di Vegeta, verso l'inizio puntata, che mi sono piaciuta abbastanza. Peraltro ha avuto delle scene d'azione abbastanza ben fatte. Unica pecca dell'episodio sono le pause troppo lunghe. C'è stato un momento in cui ho dovuto addirittura raddoppiare la velocità perché era troppo lunga, specialmente quando C18 e Krillin hanno cominciato a combattere contro il secondo nemico. Le pause erano diventate una cosa che non finivano più, ed è stata l'unica pecca dell'episodio. Non ho trovato altri problemi, l'episodio è fatto molto bene, mi è piaciuto parecchio, e niente di più. Passiamo alle anticipazioni dell'episodio 100, l'episodio 100 che si diceva all'inizio che dovevano essere minimo 100 le puntate, se sarebbe andato bene avrebbero continuato, e a quanto pare continueranno di sicuro, siamo all'inizio del nuovo potere, sono passati soltanto 43 minuti, 3 puntate se non sbaglio, quindi si va abbastanza male, ci attenderanno moltissime puntate, considerando che solo nel primo episodio è passato soltanto un minuto e sembrano essere passati 20 anni, giusto per fare un esempio. Perché si sa che in anime del genere la contemporaneità dei fatti viene sempre espressa in 2000 puntate, quindi insomma, comunque, episodio bello, bel episodio, non ho da dire. Però adesso, come ho detto in precedenza, passiamo alle anticipazioni dell'episodio 100. Allora, l'episodio 100 ci fa vedere che ci sarà un combattimento fra Goku e Caulifla, che è ufficializzato. Caulifla non è un Super Saiyan, è un Super Saiyan di secondo livello, viene detto esplicitamente da Goku all'interno delle anticipazioni. Kale si trasformerà appunto nel leggendario Super Saiyan, quindi avrà la trasformazione all'interno del torneo.
E a quanto pare farà un bel po' di casini, considerando quello che si vede dalle anticipazioni. Goku invece, appunto, come abbiamo detto in precedenza, combatterà contro Cavolifera. Non abbiamo avuto altre particolari anticipazioni, sappiamo soltanto anche che Kaba combatterà in questo episodio, perché ce l'è stato confermato, si è visto all'interno delle anticipazioni, e niente, nessuna altra informazione. Ok, mi aspetto molto per l'episodio di domenica prossima. Si prospetta un qualcosa di abbastanza emozionante e bello, specialmente per la trasformazione di Kale. Vedo abbastanza bene anche per quello. Poi, niente, passiamo al momento clou dell'episodio, che per me il momento clou dell'episodio è stato decisamente la parte in cui Vegeta ha combattuto contro Maghetta e Botama. Un momento gestito bene, abbastanza divertente, fatto per bene. È uno sicuramente dei migliori momenti dell'episodio. Bene ragazzi, questo video è giunto al termine, spero vi possa essere piaciuto e fatemi sapere all'interno dei commenti che cosa ne pensate di questo episodio, che cosa vi è piaciuto e un po' delle vostre considerazioni riguardo all'episodio e nient'altro. Inoltre vi ripeto che sabato vi farò un video in cui vi parlerò di tutto ciò che penso di Dragon Ball Super in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue saghe, ciò che... Cioè, parlerò di tutto, cioè di ciò che pensi di Dragon Ball Super, sia di livello registico, di livello di animazione, di livello di saga, di livello di trama, eccetera. Quindi attendete l'episodio di domani, di sabato, per sapere appunto che cosa vi piacerà. Ci vediamo mercoledì col primissimo episodio, cioè con della serie di Dokkan, della giornata serie di Dokkan. Quindi vi ricordo di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se il mio canale vi piace. E ci vediamo a un prossimo video. Ciao! No, aspetta. No, aspettate, l'ho detto male. Ok. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto il video lasciate un like. Se vi piace il mio canale iscrivetevi, perché in iscrizione dà sempre comunque la voglia di continuare a fare i video. E quindi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!